La scelta e la cura di quello che c'è dentro un oggetto può aiutare chi non lo conosce a poterlo apprezzare e capire prima ancora di poterlo conoscere davvero. Uno dei ricordi più fantastici, più belli che porto nel cuore della mia carriera professionale è il ricordo del periodo nel quale lavoravo nei sotterranei 2, 3, 4 livelli sotto il piano terra del Palazzo dei Cigni a Milano 2. Era l'inizio degli anni 80 e Canale 5, Rete 4 e Italia 1 competevano per la prima volta con la RAI, con la unica rete nazionale, per cercare di avere il maggior numero di ascolti. E proprio in quell'anno lì, nel 1982, che Canale 5 riuscì per la prima volta a battere la RAI in termini di ascolti attraverso il suo programma Dallas. Ora però forse tu non sai che a quel tempo Canale 5, per poter andare in onda in tutto il territorio nazionale, utilizzava un escamotage per poter bypassare il fatto che non ci fossero leggi che consentivano ad una televisione privata di poter esistere e trasmettere a livello nazionale, e che quindi costringeva Canale 5 a registrare tutti i programmi che dovevano andare in onda in una giornata, metterli in tante cassette, duplicare queste cassette per tutte le stazioni locali collegate al network Canale 5, mandare dei camion, Corrieri Espresso a queste stazioni, e queste stazioni avrebbero ognuna preso il programma che doveva andare in onda in questo momento, l'avrebbero infilato nel videoregistratore, nel videoplayer, avrebbero spinto tutte quante play allo stesso momento per far sì che potesse esistere Canale 5, Rete 4, Italia 1. A quel tempo funzionava così. Ma io che ci facevo dentro questi sotterranei dove succedeva tutto questo trambusto? Mi occupavo niente proprio di meno che di promuovere la rete stessa, la sua immagine e i programmi di punta, quali i film più importanti della settimana, piuttosto che i programmi di prima serata, che potevano essere, che ne so, il Festival Bar, piuttosto che Premiatissima con Johnny Dorelli, o Super Flash con Mike Buongiorno. Il mio lavoro a quel tempo era quello di un vero e proprio curatore dei video. Alla fine quello che producevo erano dei trailer. Ma la storia di come avveniva tutto questo era interessantissima, perché io avevo dedicato tutto per me una stanzetta dove potevo fare montaggio video. C'erano due, tre videoregistratori, tre quarti BVU, c'era una centralina di montaggio, un mixer audio, cuffia, microfono, ambiente insonorizzato. Non c'era nessuno che passava di lì, potevo fare il bello e il cattivo tempo. Ma quando dovevo creare un trailer, uno station break, seguivo questa sequenza. Numero uno, prendevo un carrellino tipo supermercato e andavo all'archivio, dove c'era una signorina bionda alla quale io chiedevo i film e i programmi che mi servivano, gli episodi, le ultime puntate della cosa che dovevo promuovere. Caricavo il carrello, lo riportavo nel mio stanzino, dove mettevo in play nel videoregistratore, mettiamo il film che dovevo promuovere. A questo punto il film però io lo dovevo vedere con degli occhi speciali, quindi guardavo il film magari ascoltando una musica diversa in cuffia e ad alta velocità, a 2, 3, 4, 5 volte la velocità normale, così da poter individuare rapidamente quali erano le scene clou, i colpi di scena, le scene chiave del film che avrei potuto utilizzare per il mio trailer. Man mano che facevo questo lavoro di cernita, di sbobinamento, segnavo su un foglietto i minuti e i secondi dove c'erano queste scene. Finita questa raccolta, dovevo stabilire mentalmente che ordine avrei potuto dare a queste gemme, a queste perle che avevo trovato, piazzando magari quelle più interessanti verso la fine e quelle di riscaldamento all'inizio. Ma il lavoro non finiva lì, perché anche se avessi prodotto tutto il montaggio, mi mancavano tutta una serie di elementi che dovevo coordinare. Uno, il copy. Mi serviva un testo dove poi la voce, a quel tempo era Mario Silvestri, avrebbe detto in maniera roboante: e questa sera alle 21 in prima serata Johnny Dorelli con Premiatissima. Dopodiché con questo testo metterlo in uno studio, fargli registrare
questo copy più volte finché era perfetto, andare a trovare e scegliere delle musiche adatte per il trailer, montare il tutto insieme e aggiungere anche dei titoli, della grafica in sovraimpressione che apparisse, che dicesse il canale, l'orario, il titolo del film o del programma. Questo era il mio lavoro quando stavo nei sotterranei del Palazzo dei Cigni di Milano 2 e una delle più grandi soddisfazioni, mano a mano che poi ebbi opportunità di crescere, fu quella di realizzare le sigle di rete, e cioè dei veri e propri video musicali di 2-3 minuti, dove feci produrre delle vere e proprie canzoni che inneggiavano a Canale 5, Rete 4, Italia 1, e dove c'era un montaggio delle scene più belle dai più grandi film, spettacoli e personaggi di quelle reti. Morale della favola: la curation non è un trend, non è una cosa inventata recentemente, ma è un approccio a poter dare risalto ad un contenuto di valore, ad una risorsa, ad un oggetto, aiutando chi non lo conosce ancora a poterlo apprezzare in poco tempo, offrendo una rassegna di quelli che sono i suoi connotati più interessanti. Thank you.